nella splendida cornice di Piazza del Campidoglio a Roma con Pietrangelo Massaro, vice coordinatore romano di Forza Italia. Lei che ha la delega all'organizzazione del Partito Romano qui a Roma, cosa pensa della situazione attuale? Penso che il partito romano si sia assolutamente rilanciato, a partire dal congresso celebrato qualche mese fa, quando abbiamo dato il via a una nuova classe dirigente del nostro partito romano e soprattutto abbiamo dato il via a un nuovo programma di iniziative per lanciare le nostre idee, le nostre proposte per migliorare la capitale. Cosa pensa della situazione dei rifiuti a Roma? Penso che questo degrado non lo meriti Roma, non lo meritino i romani. Degrado determinato dai rifiuti da cui siamo letteralmente invasi, ma non solo, ci sono le buche ovunque, per non parlare delle stazioni metro chiuse da diverso tempo e ancora i problemi di sicurezza. Pensiamo ad esempio alla presenza di insediamenti nomadi abusivi su tutto il territorio della capitale. Insomma, tutto questo Roma non lo merita, sia in termini di vita quotidiana dei cittadini, sia come immagine a livello internazionale. Abbiamo detto in precedenza che lei ha la delega all'organizzazione del partito qui a Roma. Una sua opinione sul futuro del centrodestra? Noi, insieme al nostro coordinatore romano Davide Bordoni e ai nostri parlamentari eletti a Roma, stiamo lavorando giorno per giorno per ricucire il centrodestra romano, ago e filo. Crediamo nella forza, nell'importanza dell'alleanza con Fratelli Italia, noi con Salvini, ma anche con tutte le altre forze di centrodestra che si rivedono nei nostri valori. E allora noi vogliamo lavorare e continuare a lavorare perché si possa arrivare alle prossime elezioni comunali pronti, sia in termini di nuova classe dirigente, sia in termini di programmi e contenuti per restituire dignità alla nostra capitale.